Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Construction Simulator. Abbiamo un piccolo focus sul fratello di colore di Steve. Mamma mia, guardatelo qua, Stromae. Abbiamo già appurato nello scorso episodio che lui è Stromae. Era lo scorso episodio? Sì, mi pare di sì. Niente, ci ritroviamo finalmente di nuovo su Construction Simulator, dato che era da un bel po' che non lo portavamo. Dobbiamo finire il nostro bel impianto di, non abbiamo ancora capito bene cosa, in teoria era un... cos'era? Un impianto per la corsa o un campo da calcio? Andiamo di nuovo a vederlo perché sì, sembra un stadio, che è uno stadio. Allora, ci eravamo lasciati che c'era un nostro operaio che stava facendo una missione di trasporto. Adesso noi invece dovremo rullare di nuovo quella parte laggiù in modo da sistemarla e livellarla per bene. Perché di nuovo caricato sopra? Perché vi ricordate che nello scorso episodio ci siamo buttati in quel buco nero che ci ha aspirato e ci ha risucchiati per il bug del gioco? Bene, i mezzi sono tornati tutti all'azienda, io sono tornato alla stazione, cioè al punto iniziale del gioco, e quindi niente, sono dovuto ripartire da capo. Allora adesso facciamo che riaprire tutto, vediamo se mi ricordo come si faceva, così, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Io spero davvero tanto che questo gioco vi piaccia. Ormai penso che per come sto gestendo il canale ci sarà un episodio al mese più o meno. Non penso di più. Giusto per far girare anche altri videogiochi che devono tornare. Perché per esempio Spin Tires, io devo ancora... Oh, 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 aspettate che... Stavo dicendo, per esempio Spin Tires... Devo ancora provarlo con i nuovi aggiornamenti, per esempio, perché ci sono i nuovi aggiornamenti, hanno aggiunto il Kirovest, quel trattore che abbiamo anche già visto in Farming, forse non insieme o forse nel 2013. Comunque un trattore lo voglio usare assolutamente con Giuliano, cioè bisogna tornare anche sugli altri videogiochi, c'è poco da dire. E niente, però so che Construction è uno dei vostri giochi preferiti, quindi ci tengo a portarlo magari anche prima di altri. Ora, se andiamo sopra i marciapiedi, perché è normale che i rulli vadano sopra i marciapiedi e si incaglino. No, ti prego, dai, non puoi bloccarti così. Cioè, io sono uno youtuber importante, non puoi farmi fare queste figure di cacca. Di youtuber importante a chi? Manco fosse un insulto. Allora, dobbiamo rullare come abbiamo già visto l'altra volta. E quindi adesso ci mettiamo qua a rullare come se non ci fosse un domani. Allora, cos'era? Con X che si attivava il... Eccolo qua, compressore, il vibra, che poi in realtà sarebbe il vibrateur che abbiamo scoperto. Vabbè, lasciamo stare. Laggiù c'è un trattore, dun dun dun. Voglio capire che trattore è, però ragazzi, scusate ma per tutti quelli che non seguono AgroModerni per i trattori, sappiate che tornerò subito da voi. Ma che cos'è quello? Sembra un urli, ma... Ah no, è il Lamborghini. Sì, è quello che vendono anche su Turbo Squid, il modello 3D del Lamborghini 1156. Se l'ho azzeccato sono proprio un grande. Sono proprio un grangi, ragazzi. Un grangi. Allora, no, non era rimasta attaccata la compressione. Il vibrateur. Sto andando un po' storto, eh. Ammettiamocelo. Ora iniziamo a girare. Vabbè, tanto ormai questo, a sto giro l'abbiamo sfollato. Giriamo. Tank. Tra l'altro, penso che sia anche abbastanza tosta fare quello che rulla, perché non deve essere semplice, cioè non penso sia un semplice vai su e giù, su e giù, su e giù. Penso sia anche qualcosa di più, tipo, che ne so, qua devi prenderne di più, devi prendere solo metà, devi tenerlo bene in livello, non lo so. Se c'è qualcuno di voi che ha esperienza o ne sa qualcosa in ambito cantieristico, fatemi sapere perché sono molto molto curioso. Allora, adesso giriamo. Ok. Ok, ok, ok. Allora, c'è da tener conto che, come al solito, noi non faremo tutto il pezzetto rullato, semplicemente per il fatto che lui ci conta già una percentuale molto più alta rispetto a quello che abbiamo fatto effettivamente. Per esempio qua penso che siamo già, se va bene, al 30%, se non... Beh no, 40% magari no, 30% c'è tutto. Se guardate la... Aspettate... Se guardate la...
la barra di avanzamento a destra. Sono reduce da una mattinata a scuola dove prima avevamo 2 ore di matematica, le ultime 2 ore. Prima ci fanno fare una verifica. Ok, fatto la verifica, è andata bene, qui e lì. E dopodiché la prof decide che siamo indietro col programma e quindi inizia a spiegare. E non so chi di voi, magari molti di voi hanno già fatto quarta o la sta facendo adesso, magari questa parte qua l'hanno già fatta. Noi abbiamo ha iniziato a spiegare i limiti e tutte queste cose qua per le funzioni. C'è stato un momento addirittura, e no, perché qui praticamente x tende a meno infinito, però in realtà non è un valore, perché infinito non è un valore, quindi non esiste. Cioè, a un certo punto, avete presente quando nei cartoni animati si inizia a vedere il personaggio che inizia a fare così? Così? E poi il fumo, no? Che inizia... Una cosa del genere, quindi diciamo che è stata una mattinata abbastanza stressante. È una roba pazzesca. Fatemi sapere voi come siete come programmi, anche chi delle altre classi. A me piace farmi gli affari dei miei funs. Ah, a proposito di fan, lo so che non è un video di farming, ma ci tenevo davvero tanto a metterlo in un video. Non ho ancora avuto tempo di metterlo in quello di Italian Farm, che è uscito non so se ieri o quando è uscito, perché in realtà devo ancora caricarlo. Comunque ci tenevo a ringraziare Vlad, mi pare si chiami Andrei, però il suo nickname è Vlad, perché ha fatto questa fan art con questo bellissimo, in teoria è un Landini, penso sia un Landini 13.000, comunque quella serie lì. Grazie mille, poi ha anche fatto il mio logo a sinistra, quindi ci tengo davvero tantissimo a ringraziarlo, apprezzo davvero tantissimo tutti questi disegni che mi state mandando. E continuate, lo ripeto, se me li volete mandare potete farlo scrivendo una mail a staffagromoderni@gmail.com. Io cerco di pubblicarle tutte su Facebook, e quelle che magari sono invece le fan art, se non sono foto agricole, se sono fan art vedo di metterle nei video. Invece le foto agricole, che siete anche in tantissimi a mandarmi, e vi ringrazio, perché ogni tanto è anche bello vedere un pochino i mezzi che girano nelle vostre zone, voi cosa fate, le foto che fate, tutte queste cose qua. Quelli vanno a finire sulla pagina Facebook, c'è poco da dire. Oh, tanta roba. Allora, mi ero sbagliato, penso, sul ragionamento del... Ah no, ma oh mio Dio, c'è anche questa camera qua. Figangi. Na 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 na. Ah, per quanto riguarda invece... quelle 200-250 persone che seguono la mia playlist Agromoderni Selection su Spotify, sappiate che adesso cercherò di pulirla un pochino, perché siamo arrivati a più di 300 canzoni sopra, e quindi niente, se riesco la voglio pulire un pochino, solo perché appunto se deve essere una selection è anche giusto che ci siano dei limiti, non che io continui a buttarci dentro musica solo perché poi ascolto le ultime aggiunte. Allora, dai, ci siamo, cioè non è che possiamo aspettare, non è che abbiamo tutto il tempo del mondo. Tra l'altro, non so se qualcuno di voi ha visto lo YouTube Rewind di quest'anno, a me è piaciuto abbastanza, anche se in realtà mi sono piaciuti di più quelli degli anni scorsi, non so come mai. È stato quello, forse quello dell'anno scorso è stato proprio quello che mi è piaciuto di più in assoluto, quello del 2014. Gli altri un po' meno, sì, decisamente. Allora, vediamo un po' dov'è che possiamo passare per fare ancora il jackpot. Qui, ok. Voilà, si gira. Ah, tra l'altro vi volevo ringraziare perché abbiamo superato in realtà già da parecchio i 1500 follower su Instagram. Per carità, le fashion blogger e tutte quelle che... Oh, guardate il mio nuovo vestitino! Oh. Quelle lì si beccano un botto di follower rispetto a uno youtuber che fa farming e simulatori. Però, ah ok, finito. Allora, adesso questo lo facciamo portare di nuovo al nostro operaio. No, vi stavo dicendo, però per me è già tanto, 1.5k di follower, che poi in realtà adesso siamo già a 1660, però ci siamo capiti, nel senso che sono già tanti. Per me volevo ringraziarvi tutti quelli che mi seguono, che mettono mi piace, tutte queste cose qua. Allora, adesso facciamo che dire che lo facciamo fare al nostro operaio magico. Yeah. Vai. Perfetto.
così almeno lui continua e si fa i lavoretti belli. Allora, adesso fatemi vedere cosa dobbiamo fare le prossime cose, così riesco a capire un attimo se dobbiamo portarci su qualche mezzo o queste cose qua. Stadium Pool. Allora, la 4 la farà tutta lui. Ok, la 5. Porta della terra into the market area. Ok, allora iniziamo ad andare a prendere della terra con il nostro camion, con il nostro charmoncino. Small half pipe truck. Eccolo qua. Allora, adesso andiamo a caricare un po' di terrozza. La terrazza. No, la terrazza è un'altra roba. La terrozza. E prima o poi, ragazzi, ve lo prometto, utilizziamo anche quella gru lì della Liber. E poi se riesco, dato che adesso non so bene quando inizieranno, però ci dovrebbero essere poi i saldi natalizi di Steam, spero di riuscire a beccare il DLC di Construction, così poi lo compro anche, magari a un prezzo un po' più abbordabile, e niente. Investo qualche scialdino. Ah, e poi sono curiosissimo, perché allora, l'anno scorso c'era stata la super moda della GoPro. E voglio sapere invece quest'anno cosa va di moda come regalo di Natale, perché l'anno scorso sotto Natale avevo il 25 praticamente avevo la home invasa da yeah, la mia nuova GoPro, una roba del genere, ma ovunque, proprio pieno. E sono curioso di vedere, magari quest'anno tipo 300 droni e io sono l'unico che non ha né una GoPro né un drone. Forever alone. Allora, andiamo un attimo a vedere, per andare all'impianto della terra, dello torrozzo. Ok, tasto destro era. Perfetto. Così, va bene. Allora, tra l'altro, ragazzi, mi sono accorto che io non ho ancora mai fatto gli aggiornamenti al gioco. Ecco perché magari è instabile e tutte queste cose qua. Attenzione verde, sorpassa a destra, non si dovrebbe fare. Io fra un po' dovrei, cioè fra un po' di mesi dovrei anche iniziare a studiare per la patente. Vabbè. Facciamo finta di aver fatto tutto in regola. Allora, laggiù c'è il mais che è sempre florido. Quel mais è sempre cresciuto al punto giusto per essere trinciato, ma non viene mai trinciato tutto l'anno. Ci nevicherà sopra e lui rimarrà sempre nella fase fenologica perfetta per essere trinciato. Fase fenologica, che paroloni. Allora, siamo già 13 minuti, mamma mia. Adesso dovrei anche andare a far cena, quindi mi sa che ci dobbiamo sbrigare. Laggiù c'è una botte del liquame messa così a caso. Via. Allora. Poi non mi ricordo cos'è. Mi pare che si potevano anche comprare dei camion un po' più grossi, sempre per questo, per il trasporto di terra come questo. Allora, perché, ecco, sono curioso solo un attimo, devo vedere una cosa, ragazzi. Voglio vedere se mi scrive quanto può portare. Engine, però non mi dice quanti metri cubi. Vabbè, era solo per farmi un'idea, perché così almeno se ne portava, che ne so, 10, io sapevo che potevo riempirlo intorno all'80% ed eravamo a posto, perché io devo portare solo 8 metri cubi di terra. Ma va bene lo stesso, che poi tra l'altro cosa se ne fa della terra? Vabbè, in effetti se devono fare un tappeto erboso, però lo faranno sintetico. Vabbè, non facciamoci queste domande, noi siamo quelli che portano la terra, non quelli che progettano la terra. La terra! Ho un amico con cui c'era stato un bellissimo... No, ok, non era qua che dovevo andare. Comunque c'era stato un periodo in cui praticamente ce l'avevamo con terra. Lo dovevamo mettere in tutte le frasi. Voi provate a farlo, andate a scuola, fatemi questo piacere. Se volete, registratevi anche mentre lo fate. Andate a scuola e cercate di mettere, anche quando parlate con gli amici, in qualsiasi frase, terra. Così. Voglio vedere le reazioni. Provate. Allora, 34%, 50%. Quanta terra. Vedete che ci riesco. Ok. Voilà. Quanto? 6500, ma non mi dice quanti metri cubi. Vabbè. Noi ci fidiamo, facciamo finta che siano abbastanza. Via. Sterza. No. Ok. Gira. Perfetto. Niente. Ah, ecco, poi ragazzi, vi avevo promesso che avrei fatto per Natale
tutte le nuove magliette, quindi quelle per i fendisti con disegnato il Fend, quelle per i cervisti con disegnato il John Deere, quelli per i New Hollandisti con disegnato New Holland, il logo della New Holland, queste cose qua, ok, ve l'avevo promesso, ma purtroppo non ce la faccio con il tempo. Avete già visto che la scorsa settimana ho caricato due video e non ho proprio avuto il tempo di progettarle. Dovrei riuscire nelle vacanze di Natale a far qualcosina, perché qualcosa ho già fatto, tipo quella della Fend è già praticamente pronta, quella della John Deere è da rifinire, poi adesso vedrò e cercherò di capire un attimo come sistemare la cosa. Allora, adesso dobbiamo vedere un attimo solo dov'è che dobbiamo portare la tela. Ecco, perché mancava, era già da un po' che non diciamo tela. Ecco qua, è qua il construction site. Ho sbagliato strada. Strada proprio, mi è uscita proprio come terra. Strada, ho sbagliato strada. Non penso che quest'anno a Natale ci... Oh, io sto accelerando però. Ah, c'era una macchina, giustamente. Non penso che quest'anno a Natale ci saranno speciali come l'anno scorso di Construction Simulator. L'anno scorso vi ricordo che abbiamo fatto uno speciale da un'ora, se non sbaglio, su Construction, che era stato carino, è stato molto visualizzato, ma non so se lo rifarò. Per profarmi potrei pensarci, adesso vedo. Ve lo svelo già così. La mia idea era quella, per un episodio speciale di Natale, aprire il server di ProFarming pubblico e fare una trinciata insieme, quello sarà poi l'episodio speciale di Natale, pensavo, però bisogna vedere, perché non lo so, potrebbe essere che non riesco ad organizzarmi in tempo o di nuovo ho sbagliato strada, tra l'altro, ma che pillole, non ti ribaltare, perché una volta facendo così mi sono ribaltato. Ma da dov'è che dovevo passare? Scusa un attimo, mi hai fatto tornare indietro per cosa? Allora. Ah! Sì, tra l'altro ogni tanto, ragazzi, lagga, perché ho il disco fisso che è quasi pieno e dovrei comprarmi per Natale o un nuovo hard disk o addirittura un SSD, come forse avevo già detto in una live. Ma non ho ancora avuto né tempo né in realtà non ho neanche voglia di spendere soldi, perché stanno già partendo per qualsiasi cosa. E io sono già lì come un bambino che sto già pensando alla nuova reflex da comprarmi, quindi una roba pazzesca. Allora, giriamo. Ok. Ah, ecco, tra l'altro, ragazzi, mi piacerebbe vedere se c'è qualcuno di voi che magari disegna non solo trattori, ma disegna anche magari personaggi, schizzi. Provate a fare di... chiedo questa cosa, o magari avete, che ne so, la ragazza che disegna bene, provate a fare uno schizzo, comunque un disegno stilizzato magari di Steve. Sono curioso di vedere cosa esce, proprio perché volevo magari iniziare a metterlo, che ne so, nel, visto che è la nostra mascotte, il nostro, cioè è la seconda parte del mio cervello, non è che mica cagate, no. Mi piacerebbe vedere se c'è qualcuno di voi che riesce a fare un qualcosa di decente, solo perché io riesco a fare cose reali, ma tipo caricature o disegni, quelli mi vengono male, anche perché io disegnare a mano libera faccio schifo, disegnare al computer qualcosina so fare, ma solo se, diciamo, è regolare la cosa. Allora, se ci vuole già un po' di fantasia, allora, ma manca ancora tanto per quell'uomo lì. Giriamo. Va bene, ragazzi, allora direi che noi ci vediamo nel prossimo episodio. Va, che facciamo che chiudere questo episodio adesso e vediamo di scaricare la tela nel prossimo episodio. So che è stato un po' inconcludente questo video qua, però dai, vabbè, abbiamo scoperto, cioè vi ho lanciato la sfida del dire tela in tutte le frasi con i vostri amici, e aspetto i vostri video, mi raccomando, caricateli su Facebook o in qualche modo mandatemeli, fatemeli avere, andate a rimorchiare in discoteca provando a mettere tela nelle frasi. Niente, direi che da Gromoderni è tutto. Se vi è piaciuto il ritorno di Construction Simulator e volete che torni al più presto possibile, lasciate un bel like. Niente, da Gromoderni è tutto, l'ho già detto 30 volte. Ciao a tutti, ragazzi.